che parte regolarmente dall'ospedale, dall'aeroporto Ben Gurion, quindi speriamo di assistere tutti coloro che chiedono di essere assistiti. Quindi, lavoriamo intensamente, la nostra ambasciata a Tel Aviv, il nostro consolato a Gerusalemme, l'unità di crisi, il Ministero degli Esteri sono a disposizione dei nostri concittadini. Cosa può fare la comunità internazionale per non far avvitare gli avvenimenti e peggiorare ancora più la situazione? Stiamo tutti lavorando per una de-escalation del conflitto, circoscrivere il conflitto, ma certamente non è una situazione facile. Stasera ci sarà la riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea, sono stati invitati anche il ministro degli esteri di Israele, il ministro degli esteri palestinesi, vedremo quello che si può fare. Lei crede che la risoluzione sarà unitaria, verrà votata dalle opposizioni?